Eccoci qua anche questa sera live, come dice la Franci. Ciao Eccoci Franci. qua live. Buonasera a tutti, ciao Lucio. Ciao Franci, oggi è il... che giorno è? 26 marzo Marzo 2021. Te sei la 2021, chiacchierata sì. numero 83. Qua si va avanti imperterriti proprio. Vuoi stabilire un primato? Lo so, ho già capito. Difatti oggi avevo guardato, ero a Bologna, ho guardato Guinness dei primati, quant'è il numero minimo di dirette da fare, però non l'ho trovato, allora gli telefono. Lunedì gli telefono. Perché tu vuoi battere il record di quante dirette si fanno. Sembra giusto. In realtà è di stracciamento di maroni alla gente, no? Allora, io intanto, visto che siamo in diretta, allora dico, avevo già condiviso il link, dico a tutti di seguirci e di farci anche Ok, delle domande, di fare delle domande se vogliono fare delle esatto. domande. E soprattutto. Bisogna farne tante. Poi dopo io quando vedrò qui di fianco i commenti te li metto in sovraimpressione e tu rispondi. Allora, adesso condivido e dico, se par diretta partita, qui tutto è tutto in diretta, si va Sì. Tanto diretta partita, noi ci facciamo seguiteci. pochi problemi. Bene. E voilà, fatto. Eccoci qua. Domanda Bene. secca. La prima domanda Ah, che sì. te subito che hai detto, ma qual è la prima domanda? Tu non la sai? No, io non so niente, infatti volevo dire a chi ci sta ascoltando, non abbiamo preparato nulla, io non so nulla di quello che Lucio mi chiederà, la cosa mi preoccupa quanto, però vabbè. E la prova generale l'abbiamo fatta oggi pomeriggio, 3 secondi io in macchina che guidavo e te, sì, Sa, sa, funziona, prova, posto. sa, sa, se. Esatto. Allora, dove ci siamo conosciuti noi, Franci? Ci siamo conosciuti grazie a un programma dell'Alberta che salutiamo, Esatto, ciao. la nostra carissima amica comune Alberta Barbagli, e facemmo un programma. Lei intervistò, io mi ricordo che eravamo da Tommasone, A ricordo Bologna. tutte queste chitarre, esatto. E con me c'era la meravigliosa Tiziana Grosso, la Titti, che saluta anche lei, tutte donne, e in mezzo delle donne Lucio. E mi ricordo questo meraviglioso Un'abitudine, no? programma lì da Tommasone con tutte queste chitarre e questi strumenti, e tu facevi le foto, e facesti le foto bellissime, tra l'altro, per cui ci siamo Grazie. conosciute quella sera lì, direi, no? E che poi più che altro che né guardare le foto che facevo era dove mettevo i piedi, perché come ti spostavi c'erano tipo 1.000 e 1.000 euro di danni da fare se ti perché c'erano delle Sì, no. chitarre che c'era da fare un mutuo. Era veramente pericoloso, se lì si rischiava di tirare giù tutto. Però sì, fu una bellissima serata. Mi ricordo ci conoscemmo in quell'occasione lì, ma secondo me sono Esatto. passati anni, eh. Sei o Adesso sette anni forse. aspetta che mando un messaggio all'Alberta e sentiamo se risponde. Secondo me era tipo 2014-2015, Lucio. Circa, se la memoria non mi inganna. E sì, una location stupenda. Mi ricordo che Davide Tommasone aprì il negozio solo per noi quella sera lì, perché era sera, ti ricordi? E fu Sì. veramente una bella trasmissione, sì. Scusate, ecco. No, prego, prego. E già da allora ho visto sta chioma rosso fuoco, no? E ti dissi, un giorno faremo qualcosa, io e te. Infatti, questa la voglio raccontare io perché mi arriva un messaggio, cari amici che ci seguite da casa, vi faccio la pippa bauda della situazione. Buongiorno, arriva un messaggio con queste parole. Sei, Mercury, hai ancora i capelli di quel colore? Sette parole. E io risposi a Lucio dicendo, ovviamente, rossa sempre. Per cui dopo, insomma, dopo spiegheremo anche perché tu mi facesti questa Esatto. domanda, perché poi insomma il fotografo giustamente quando vede il colore dei capelli associa già delle,
a delle cose. E mi E ricordo io poi. che mi facesti questa domanda, io sì, sono ancora i capelli rossi, perché? Tu pensa E da che lì nacque quella collaborazione. sei stata praticamente la prima mia modella, diciamo, perché io non Sì. amo fotografare persone in posa, no? Sì, Però assolutamente, sì. col fatto di quel progetto lì che è ancora in itinere, no? Perché non ho ancora ben chiaro quante ne voglio fare, dato che il giallo, adesso diciamo solo i colori e basta, il Sì. giallo può assumere rosso, verde, blu e tutto, e quindi io finché ce n'è io li fotografo e allora sto andando avanti, finché ce n'è io vado avanti, poi quando non trovo più di quelle situazioni lì, allora pubblicherò tutto. Intanto saluto Diego De Stefani, che è un mio amico di Copparo, mi sembra, nel Ah Ferrarese, giù sì, di là. è vero, perché poi noi siamo in diretta, quindi la gente segue, interviene. Salutiamo Diego. Esatto, e Ecco. Maria, che è la mia compagna di Buonasera, un bella sacco gente, Maria. Ciao Maria, cara. Bella gente, che carina. Bene. e niente, allora partiamo da qual è stato, anzi, Sì. partiamo da ancora più indietro, quando ti sei sposata con Freddy. Io mi sono sposata con Freddie, eh sì, ovviamente mi chiamo Mercury, per cui sono sposata con Freddie Mercury, è ovvio. Io con Freddie mi sono sposata nel lontano 91. No, adesso scherzi a parte, è ovvio che Mercury è un nome d'arte, io racconto anche nel libro di cui dopo parleremo come Già. nasce questo nome d'arte che mi sono scelta, e ovviamente è riconducibile alla grande figura di Freddie Mercury, un piccolo omaggio che io ho deciso di fargli, insomma, un omaggio molto umile, ovviamente, e mi ispiro a lui, ovviamente mi sono ispirata a lui con questo cognome d'arte, ecco, e quindi la signora Mercury, che in realtà, dunque, sarebbe stato molto difficile essere sposata con Freddie Mercury, perché lui amava un altro genere, però io l'avrei sposato comunque, quindi non mi interessava. Freddie Mercury, avere un Freddie Mercury in casa l'avrei sposato comunque. In ogni caso, sì, è un omaggio che ho scelto di fare a lui. Perché No, direi che non c'è. è tanta roba, eh. Tanta roba, poi, insomma, adesso, indipendentemente da quanto possa essere uno bravo a cantare o da quanto possa essere uno bravo a scrivere canzoni, ma lui aveva quella cosa che quando saliva sul palco ipnotizzava la gente. Lui con un gesto della mano faceva cantare delle folle. E non era neanche imponente come uomo, perché comunque era menchino, non era neanche di statura altissima. Però lui quando saliva su quel palco vedevi delle folle oceaniche pendere dai suoi gesti, dalle sue labbra. Per cui è questo proprio quello che l'ha differenziato da tutti. Essere un frontman incredibile. E io adesso non voglio fare tutta la puntata a parlare di Freddie Mercury, però io ti posso No. assicurare che una presenza scenica così, a parte forse due o tre casi, ma non credo di ritrovare in altri artisti. Che se vuoi possa No, essere più bravo credo vocalmente, più bravo a scrivere canzoni, cioè, però una presenza così non la ritrovi. certo, perché come un'altra persona che era sul palco, che è sul palco solitamente con degli artisti rock, con i capelli rossi, è veramente brava a intrattenere il pubblico, no? Grazie. Ma guarda, diciamo che ho trovato la mia strada, la mia collocazione ottimale, nel senso che io quando sono sul palco solitamente presento o dirigo palchi, faccio queste cose, ma difficilmente, a parte in rare occasioni, io canto. Perché pur essendo un amante del canto, c'è tanta gente molto più brava di me, per cui facciamo cantare chi è più bravo. Però insomma, questo fatto di non avere il timore del pubblico, il timore di parlare, quindi è una cosa proprio che insomma in quello che faccio mi facilita tanto, per cui ho scelto di fare questo piuttosto che fare.
bene, ma obiettivamente facciamolo fare a chi è più bravo, quindi insomma non... è Però stato un po' l'annoio. tu canti. Sì, io canto, sì. Canto, ma tendenzialmente in uno show presento, racconto, faccio queste cose. Canto un pezzettino, però non è, diciamo che non è la mia carriera, ecco. No, perché non ho mai sentito questa cosa qua e allora volevo sentirla proprio in diretta, no? Ah, la con Rudy. Dico, la Frenchy che canta non l'ho mai sentita. Ma è meglio anche di no. Allora, questa serata picchia, che bei ricordi, Lucio. Un grande bluesman che ci ha lasciato 3 anni fa, Rudy Rotta. Ovunque tu sia, Rudy, sei sempre nei nostri Io cuori. Fu una bellissima serata. vado sempre a casaccio e quindi non so che cosa procuro dopo Sì, tra l'altro ci nel sono fatto. pochissime cose di me su YouTube che canto, perché ripeto, canto rarissimamente. Ci sono qualcosa un pochino più recente, ho fatto degli show con gli Avanzi di Ballero, ho cantato qualche brano, ma questa serata mi resta nel cuore perché eravamo a Negrar, proprio la città di Rudy Rotta, questo grande bluesman che ci ha lasciato 3 anni fa, una persona straordinaria, e ecco, rivedermi sul palco con lui mi ha fatto una bella... Grazie per questo ricordo, Lucio. Dove sei andato a scuola? Covare, una roba di 10 anni fa, questa roba qua. Io faccio le mie ricerche a caso e tiro fuori Stai dal fermo, cilindro. non cercare più, stai lì. No, grazie, sarà un bellissimo ricordo. Sì, grande Rudy Rotta. Ciao, Rudy. Quindi, presenti, cosa presenti? Che io a dire la verità, cioè io non ho mai visto una tua presentazione. Mai. Cosa presento? Allora, io ho due tipologie di presentazioni. Una è, mi chiamo a condurre una serata, che può essere un concorso, una serata, qualsiasi cosa, mi danno una scaletta, io presento gli ospiti, adesso canta quest'altro, dirige l'orchestra, il maestro Pregadio. Apersicchio, salutiamo il sindaco, insomma, una serata che mi danno una scaletta il giorno prima e... Oppure io presento i miei show, quelli che faccio con la mia associazione musicale Avanzi di Ballera, con la B, non con la G, perché di Avanzi di Ballera ce ne sono già tanti in Italia. Gli Avanzi di Ballera, io faccio degli show in cui io racconto gli aneddoti, poi ci sono le canzoni. Facciamo quello su Woodstock, in cui venivano eseguiti i brani di Joe Cocker, Santana e Janis Joplin, e io ogni canzone raccontavo un piccolissimo aneddoto. Quindi queste sono proprio presentazioni mie che io curo, perché racconto questi aneddoti. Poi ci sono le presentazioni, quando mi chiamano a presentare un evento che magari non c'entra nemmeno con me, allora io ho la scaletta, col fatto che comunque sono abbastanza spigliate, non temo il palco, ormai sono anche abbastanza avvezza a gestire problemi, tipo non si, un minuto si stacca un jack, allora magari racconto una minchiata alla gente che... E la faccio ridere, oppure la butto sul tacco, guardate il tacco, e sono alla fine. Però sì, sono due cose diverse. Io tendenzialmente faccio delle cose mie, presento cose mie, scritte da me, presentate da me. Ascolto, Questo è intanto come. che scrivo, ti ascolto che sto cercando. Sì, cosa scrivi? Niente, non preoccuparti. E Stai cercando su YouTube? io faccio Maledetto, tutto. stai fermo. Basta fermo. E Poi parliamo anche di te, perché io ti devo fare una domanda su questo del tuo ultimo film, perché tu fai il modesto, ma in realtà Lucio è no, un allora grande. facciamo un salto in mezzo ai campi. Facciamo un salto in mezzo ai campi. Allora, io metto una cosa. Le tue famose foto in mezzo ai campi e quella mostra che Tu vincesti. racconta intanto, io la tiro fuori, cos'è successo da quel messaggio lì che ti Luciano, mandai. sai che non ti sento più? Avevo abbassato il tuo volume perché mi rimbombava tutto.
Ma ok. No, difatti c'è un piccolo Sai cosa? problema Visto di che siamo in collegamento. diretta, mi metto le cuffie un attimo, così ti sento in cuffia. Scusate, qui è la diretta. Vi lascio con le bottiglie. Chiedetemi qualche domanda che così gliela faccio. Mettiamolo un po' in Eccoci. difficoltà. No, perché qui è tutto in diretta, così posso tenere basso il tuo audio. Eccoci, prova a parlare, 1, 2, 3. Senti bene? Oh, ti sento, aspetta che ti abbasso. Ti sento benissimo. Ok, perché sì, qui io mi scuso per questi, di non avere questi potenti mezzi, ma ho un PC un po' obsoleto. E mi faccio ho un po' questi problemi. Poi non sono super tecnologica. Tu sei molto più tecnologico di me, Lucio. Sto notando. Ah, io in realtà c'ho 10 giga. Sei Io non tu ho quello che tu due. fai, cioè che magari mentre stiamo parlando pubblichi il link, fai vedere. Io non so neanche come tu Io faccia. non ho due mani, io ho 10 dita. Complimenti, perché io non so nemmeno, ma prima di passare a quella cosa, a quella mostra e tutto il discorso che stavamo facendo, ma riusciamo a vedere chi è collegato, se c'è qualcuno I collegato, da dove si numeri riesce a sono un vedere? po' fagiulli, ci sono dei numeri Dove li qua, vedo però io si da vedono qui? nei giorni seguenti. E qua se scrivono io te li pubblico, perché avevo chiesto Ah, se si ok. sentiva bene l'audio e dicevano che il tuo leggermente saltava. Ah, Difatti ti ho ci picchia. mandato un messaggio su WhatsApp, se riesci a Allora, vederlo. aspetta. Sì. Allora non va bene se il mio audio salta, ci picchia. No, sarà la connessione. Prova a fare quello lì. Ah, ok. Ma tra l'altro, infatti, io non sono collegata al wifi di casa, ma sono collegata al wifi del mio cellulare per evitare questo Ecco, problema. quello lì salta, esatto. Ah, Riesci a allora. collegarti a quello di casa? A Ci cambiare al provo, volo? perché la connessione non è perfetta. Io abito in un posto in cui. Niente, prova a fare questa cosa. Aspetta. Tanto anche se salti li intrattengo io, chi se Intrattienili tu che giusto? arrivo su. Perché se no poi io sentivo gracchiare, non so lì da voi, però è meglio che facciamo un tentativo. Intanto mi arrivano le risposte da Tommasone, adesso lo cerchiamo. Diretta Bologna, Happiness Tommasone. Era il 15. Se Eccomi. sentite benissimo, adesso bene, è Sì. ripartito l'elicottero. Ah, c'è l'elicottero che c'è No, da te, che sta portando. adesso. Che brutto che Vabbè. Aspetta, io, Lucio, mi sono collegata col wifi di casa e non, a volte in questi No, è più o meno giorni. uguale. È più o meno uguale, perché non vorrei rischiare. Boh, se salta mi ricollego al router del telefono Perché e. io sento leggermente, però fa lo stesso, è tollerabile. No, Torniamo al no, allora, discorso dei. aspetta, finché siamo qui, c'è qualche opzione che devo mettere No, perché ho già in. provato io mentre tu Ah. parlavi. Allora, chiediamo ai nostri ascoltatori che ci seguono, mi scuso, ma Ma facciamo dato come che si può. io abito nella palude, ma lei abita ai bordi della palude, no? Io abito praticamente a Mordor perché c'è un punto in cui si chiama Corlo, non il Corlo di Ferrara, il Corlo di Modena. E stranamente la Wind, la Team, insomma, prendono malissimo e sembra di essere nel triangolo delle Bermude, non si sa perché. E, beh, Mordor, Mordor, quello della Terra di Mezzo, il Signore degli Anelli. Va bene, torniamo a noi. Torniamo alla terra di mezzo che c'ha Torniamo alla tanta Terra di roba Mezzo. d'estate in primavera, no? La terra di mezzo. Esatto, la terra di mezzo, soprattutto le zone intorno a Baggiovara, che è la famosissima Baggiovara, ridente cittadina che ha dato i natali anche a Mick Jagger, questi personaggi che prendiamo sempre in giro dicendo che sono di Baggiovara, ci sono dei campi
Fiori, oh, cosa c'è? Cosa fai? Ah, ecco, questi sono i campi di Vajrayana. E allora semplicemente quel giorno, dopo il messaggio, Franci, hai ancora i capelli di quel colore? Perché Ho detto. effettivamente Lucia pensava che quel colore si potesse sposare benissimo con questi colori, ed effettivamente ha avuto ragione. Io direi che delle foto così belle nel mio piccolo, insomma, prima da allora non le avevo mai viste, per cui Lucia è stato veramente un artista. Non contento, insomma, oltre a queste foto ce ne sono tante altre, però questa ha una storia particolare perché con questa foto il nostro amico Lucio ha vinto un concorso. Ferrara. Abbiamo qualche contributo dalla regia, come si deve usare, come dicono i veri No, conduttori. lo vanno a cercare Quello, su la foto sul internet. giornale, le tue No, cose. quello era su Facebook, ma non ce l'ho al volo, però è stata come la miglior foto della primavera, una Esatto, cosa rappresentativa della sì, primavera e della libertà. esatto, sì, E poi esattamente. tu ti sei ricordata per tantissimi giorni di questa foto qua, perché io non lo sapevo, però ho avuto la conferma anche l'anno scorso, 2 anni fa, che ho fatto delle altre foto, sono andato in un campo simile, perché sti fiori qua che sono del sorgo hanno, no, sì, mi Ecco, sembra il sorgo, hanno non una so, io bestia. non sono esperta, sì, esatto, Hanno delle bestioline. alla sera, grattati che ti gratti, che ti gratti, che ti gratti, ero effettivamente, ho i disagi del set, insomma, e avevo tutte queste Però punturine ovunque di questi insetti malefici, però effettivamente, insomma, ne valsa la pena, sì. ma Lucio soprattutto è sì. l'aneddoto che ti ha sconvolto la vita sono stati due, secondo me. Quello Sì, del raccontale tu. Esatto. contadino, eh? Non ho Sì, capito. sì, sì. Quello assolutamente, assolutamente. È stato vero che poi, della verità, insomma, è stata una cosa abbastanza divertente perché poi, come anche io racconto, nel mio libro, insomma, questa realtà dei paesini di campagna in cui non si può fare nulla e che tutto il paese ne parla, insomma, per cui alla fine, cioè, ne hanno parlato tutti di questa cosa, per cui è stato veramente molto divertente scoprire che insomma in quel momento lì sembrava che non ci fosse nessuno e in realtà insomma c'è Visto questi proprio. contadini che passavano col trattore alla fine, situazioni molto molto divertenti. Io mi immagino c'è del contadino sul trattore, ma comunque vabbè, paese piccolo, gente mormora, comunque sì, sono sempre episodi divertenti che mi piace insomma ricordare, sono sempre belle cose, dai. Adesso fammi te la domanda, le Allora, domande, la domanda. adesso parliamo un po' di te. Parliamo di questo Lucio Russo che sappiamo che è un bravissimo fotografo, ma vorrei parlare anche di questo Lucio Russo attore. Perché tu hai una fisicità con questo barbone, questi capelli. Tu una volta mi dicesti a me mi scelgono solo per lui, è cattivo! Allora, e poi tu in realtà È sei una delle vero, persone più buone e generose che io conosca, tra l'altro, sei stato anche tra i primi a comprarmi il libro, sei venuto fino a Modena, insomma, sei veramente una persona molto buona, molto generosa, però probabilmente quando entri nella tua parte c'hai questo appeal da cattivo. E poi ti volevo chiedere appunto di questo film su questa grande figura che è Pantani. Vorrei che tu mi raccontassi un po' di questo film su Pantani. no, Parliamo anche di Lucio lì Russo attore. era il 2018 quando abbiamo registrato, eravamo a Faenza
Io solito prendo e mando curriculum in giro, anche ci sono dei miei amici, amiche che mi dicono: ah, scrivi a questa mail. Vabbè, mando via un curriculum senza sapere neanche perché cosa. E lì mi chiamarono, andai a fare mi hanno chiamato tipo in un giorno 7 volte. Ero a Ferrara quel giorno lì, era in settembre e c'era Europa Ferrara, una manifestazione con tutte le cose di mangiare e prodotti dell'Unione Europea, no? È una figata. E allora mi chiamarono per fare l'ufficiale giudiziario. L'ufficiale giudiziario che andava a portare a Marco Pantani 7, mi sembra, avvisi di garanzia in vari momenti, no? Storia. Poi dopo hanno guardato bene la faccia e la prima volta era: lei è disponibile? Sì, va bene, sono disponibile. È disponibile a tagliarsi la barba perché ce l'avevo un po' più corta, ce l'avevo tipo così. Ho detto: sì, vabbè, perché i carabinieri, i pubblici ufficiali solitamente sono senza barba. Sì, Ho è vero. detto: va bene. Mi richiamano dopo 10 minuti, fanno: no, aspetta un attimo, perché potresti anche fare un'altra parte. Sei disponibile? Sì, va bene, basta dirmi. Dopo 10 minuti mi ha richiamato, fa: no, ascolta, qua c'è da tagliare la barba e quindi portati delle giacche, poi le divise le abbiamo noi, tutto il resto, va bene. Vado là con tutto l'armamentario per fare l'ufficiale giudiziario. Quando mi vede il regista fa: no, lui è un tossico. Subito. Solo che io c'ero andato vestito in giacchetta, no, e jeans, come mi avete visto nella parte. In realtà io vado nel mio primo lavoro da impiegato, io vado realmente vestito così. E allora mi disse: no, perché tu sei uno di quegli spacciatori da Te l'ho detto che ti localini. fa sempre fare le parti da cattivo, cioè, quindi Fa uno di quegli spacciatori da localini che non si capisce bene, che sono un po', come si dice, stanno in una scarpa con due piedi, no? E allora ho quelle detto: figure un po' vabbè, ambigue. esatto, molto ambiguo. Infatti, poi prendo e gli ho detto: va bene, mi sta bene, l'unica cosa è non farmi correre, non farmi fare le scale velocemente, non farmi chinare o saltare perché non riesco. Ho detto: sono 25 anni che non riesco più a correre. Nessun Certo. problema. Sono rimasto 6 ore su un divano per aspettare la mia parte. Parola. E poi hanno registrato la mia parte c'era Marco Palvetti, che lui, oltre lì a Pantani, la figura di mezzo, ha fatto anche una parte in Gomorra, lui è attore teatrale, bravissimo, cioè una persona squisita Sì, è proprio. vero. È vero, E è vero. Bravissimo. Sì. mi dissero: bene, la Stavo scena è cercando quella bella questa. foto, quella bella foto che è uscita sul giornale, ma adesso non la vabbè, c'è una foto di voi due, no? Che ho visto un articolo Sì, che hai postato. Comunque, vabbè, sì. è Sì, la su. stavo cercando se ce l'avevo da qualche parte, ma Vabbè. vabbè. Vabbè, no. E niente, allora mi hanno detto: la scena è che Tonina vi rincorre e voi dovete scappare. Gli ho detto: che cosa? Ho detto: Gli hai fatto no, ho presente che detto, c'erano non delle riesco, difficoltà fa oggettive. la parte è quella, e voi, come lei vi inizia a correre dietro, voi prendete e via. Allora gli ho detto: vabbè, mi sono messo lì, ero talmente concentrato, no, quel giorno lì, che allora intanto a Palvetti gli ho chiesto scusa quando gli passavo la dose, perché pensare che è successa davvero questa cosa qua, no?
è brutto. Poi Sì. sappiamo che Marco ha fatto quel che ha fatto, ma non è stato neanche aiutato molto Ma a infatti dopo c'è stato, molto. tuttavia, diciamo che lui ha avuto anche un'eredità, la sua figura è stato molto riabilitato, anche la sua posizione è stata riconsiderata, insomma, A me piacerebbe che diciamo. venisse un po' a galla tutto. Sì, perché poi alla fine, insomma, è stato un capitolo molto triste, probabilmente non era assolutamente tutta colpa sua, adesso per non entrare nello specifico, però sicuramente è una persona che aveva bisogno di aiuto, di sostegno, che non è stata aiutata come me. Ma Quindi ti è. erano i primi casi mediatici in Italia dove la gente ti Sì. puntava il dito e poi dopo arrivava il giornalista che ti mazziava, cioè ti ammazzava per il resto. Diciamo che più che altro è stato la gogna mediatica alla quale lui è stato sottoposto che l'ha portato, insomma. Vabbè, in ogni caso, il film Poi fatto è sta stata che una mi bella sono preso esperienza. su Sì, e dimmi. con una gran carica ho ricominciato a correre. Un male alle gambe e ai muscoli che non ti dico, però la prima volta da un'angolazione, la seconda da un'altra, perché uno vede, io ho fatto un passaggio di 1 minuto circa, ma siamo stati lì più di mezz'ora. E ho corso tipo 1 chilometro alla fine, a fare 50 metri alla Accidenti, volta, alla volta. però una di quelle soddisfazioni incredibili, no? Ma certo. Perché tornare a correre dopo 25 anni è stato tanto bello. E però adesso mi sono Immagino. ribloccato di nuovo e adesso non riesco più a correre di nuovo perché ho fatto un casino alle gambe l'anno scorso e buonanotte. Ma Insomma, chi dai, se ne pian frega? piano. Perché Ma chi se ne frega? l'anno scorso, mentre io ero lì con le gambe mezze distrutte, c'è qualcuno che invece scriveva, no? Allora, l'anno scorso, esattamente un anno fa, quando ci hanno chiuso in casa la prima volta, noi che lavoriamo con gli eventi, con la musica e con tutta una serie di attività che ci siamo trovati senza a fare, in un momento tra l'altro abbastanza appunto complicato, come sappiamo che è stato, come anche questo momento. Io che ho questa rubrica, questo almanacco Mercury che è da 7 anni, quasi 7 anni, che viene pubblicato tutti i giorni su Facebook, che da un anno e mezzo che è su tutte le piattaforme social, Twitter, Instagram, Tumblr in inglese, insomma, tutto, tu ne pensi, LinkedIn, cioè, tu ne pensi una e c'è. Ho sempre avuto il sogno di questi aneddoti particolari, di metterli su carta. Cioè di scrivere proprio un libro. Non ho mai avuto tempo, perché sai, per scrivere un libro, insomma, non è più il linguaggio delle pillole da social che ha un certo modo di fare, ma devi anche proprio, insomma, dare un senso a una storia, o comunque bisogna scrivere in un certo modo. Mi sono trovata con tanto tempo e ho detto, perché finalmente, dopo tanti anni che voglio scrivere il libro, non metto su carta l'almanacco Mercury, le storie dell'almanacco. Non lo so, non lo so proprio perché lo volevi mettere. Volevi abbattere milioni e milioni di alberi? Dillo. Lo conosco quel libro lì, dove l'hai trovato? Non lo so, però poi dopo. Poi non lo so, me l'hanno già dato in libreria, no? Con Già la con la dedica. dedica. Comunque, in questo libro, insomma, diciamo che ho deciso di scrivere, di mettere su carta, diciamo proprio, io ti dico questa cosa, io non so se ti è capitato di scrivere dei libri, questa cosa di Lucio Scrittore, non lo so, però ti posso assicurare che quando l'ho preso in mano per la prima volta, e l'editore Carlo di Arte Stampa, che ringrazio perché sono una famiglia di editori, sono meravigliosi. E lui mi disse: tu lo sai, Mercury, io zero di editoria, che qualsiasi
copia, qualsiasi opera venga edita da un editore italiano che è iscritto al, ti parlo molto terra terra, circuito degli editori, insomma, va a finire una copia nelle biblioteche nazionali. Le biblioteche nazionali sono quattro: Milano, Roma, Venezia, insomma, te le sparo per dire, insomma, sono quattro biblioteche nazionali, e qualsiasi opera venga stampata viene conservata nelle biblioteche nazionali per sempre, perché hanno dei sistemi anti-allagamento, anti-incendio, anche così. Quindi a me il pensiero che ipoteticamente una mia pronipote fra 100 anni chiedesse alla Libreria Nazionale: voglio il libro della mia trisnonna Mercury, a me, cioè, mi ha fatto veramente un'emozione che mi, cioè, ho detto, caspita, io ho fatto un libro ed è una cosa finalmente che posso toccare, che posso annusare, posso sfogliare, insomma, è stata un'emozione impagabile, veramente, bellissimo. Dimmi, ti vedo, cosa stai cercando delle volte? Quando ti vedo che cerchi, ho sempre paura. Non lo so. Vai pure avanti. Comunque, dopo che la tua nipote troverà nei meandri perché ormai sarà nelle catacombe, no? Perché che avrà detto: voglio vedere cose, le minchiate che scriveva la mia trisnonna Mercury, e allora va ben pronto. Cioè. E questo libro ha una particolarità. Ecco, io non volevo mettermi in competizione con i grandi autori del rock, vedi Massimo Cotto, vedi Guai Tammacchi, tutta sta gente che racconta gli aneddoti del rock su Virgin o scrive libri così. Non volevo assolutamente mettermi in competizione con loro, volevo dare un taglio diverso, perché ho detto: un libro che racconta le vicende del rock, ce ne sono 100, ripeto, Massimo Cotto è il guru di queste cose. Quindi ho detto: perché non gli do un taglio diverso e racconto le storie del rock, gli aneddoti del rock legati a qualcosa di simile, in piccola parte, che ho vissuto io sia nella mia vita che nella mia vita da direttore palco, direttore artistico, e soprattutto una vita costantemente sui tacchi. Quindi questo libro si chiama "Pare che ci sono queste scarpe, sono i miei piedi, i miei tacchi", parla moltissimo di tacchi. E infatti si chiama "Le storie dell'armadio, tacchi, pacchi e trucchi rock", perché si parte dai miei racconti sui tacchi, o comunque i miei racconti di vita vissuta, per arrivare alla cosa, se vuoi, più importante, che è l'aneddoto legato alla rockstar famosa. Allora, detta così, uno che ascolta non capisce niente. Bisogna leggerlo per capire. Bisogna uno. Uno dice: ma è... Dimmi. Bisogna, uno, comprare il libro e dopo dirai dove si trova. Due, bisogna iscriversi alla pagina Facebook Almanacco Mercury. Tre, bisogna canale Telegram, Twitter, eccetera, per attivarsi e registrarsi su Telegram, che ogni giorno vi arriverà una campanellina che dice: la Mercury ha pubblicato una roba. 4, adesso finisce la Mercury perché io non ne so più. 4, per acquistare questo, diciamo come si fa per acquistare questo libro, perché allora ritorno indietro. Questo libro, ripeto, è molto particolare, nel senso che quello che vi ho detto non dirà: ma cos'è questa cosa, non si capisce nulla. In realtà Lucio e Atiche, che l'hanno letto, effettivamente diciamo che si prende spunto da una situazione, di una cosa che può capitare a tante persone, per arrivare a raccontare l'aneddoto che è capitato alla rockstar. Perché anche queste persone che noi le vediamo magari su un palco, ci sembrano dei semidei, in realtà anche loro si fulminano con la corrente, si inciampano, scrivono i pezzi magari mentre sono in bagno, che si lavano. Quindi sono persone come noi, cioè gli aneddoti che io racconto li fanno sembrare molto più umani. Quindi c'è ad esempio un capitolo che si chiama "Incidenti sul palco", dove vi racconto di un incidente in modo molto divertente che è successo con un personaggio che mi salì sul palco durante una serata, e da lì prendo spunto per raccontare gli incidenti che accaddero a, tipo, David Gilmour si fulminò con la corrente, insomma, o quell'altro che cascò giù dal palco, ecco. Quindi è così, si parte, per non fare una cosa classica di solo
aneddoto e si parla un po' di queste avventure divertenti che mi sono capitate, che sono capitate durante uno dei miei eventi, per arrivare agli aneddoti del rock. Una cosa che volevo dire molto importante su questo libro, allora, per questo libro è un libro edito da Arte Stampa, per cui con le storie dell'almanacco Francesca Mercuri lo trovate ovunque, Amazon, IBS, tutti i portali di vendita online lo trovate. Io vendo e spedisco regolarmente delle copie, che sono quelle che ho acquistato io, quindi è tutto regolare, e solo le copie acquistate da me, non quelle acquistate presso l'editore, quelle acquistate da me. Il ricavato, una parte del ricavato al netto delle spese va a sostenere ASEOP. ASEOP è un'associazione che si occupa di sostegno all'oncologia pediatrica di Modena. ASEOP ha costruito una palazzina, si chiama Casa di Fausta, perché Modena ha un'eccellenza anche per quanto riguarda l'oncologia pediatrica, quindi è facile che arrivino delle famiglie con dei bambini da tante parti d'Italia. E molto spesso i bimbi devono stare tanto tempo in queste parti. E queste famiglie devono avere un posto dove alloggiare per essere tutti i giorni in ospedale. Voi capite che un hotel, un bed and breakfast, insomma, ha un costo importante. Casa di Fausta mette a disposizione, gratuitamente, attraverso il sostegno dei donatori, degli alloggi per le famiglie che hanno bambini ricoverati in oncologia pediatrica. Quindi può venire il fratellino, che può fare lezione col computer, può venire il papà, la mamma, si sposta proprio tutta la famiglia e hai un punto d'appoggio. Io ho abbracciato questo progetto perché lo trovo veramente incredibile e il ricavato delle vendite del mio libro al netto appunto delle spese va a Casa di Fausta di ASEOP. Una È parte una mia gliel'hai già iniziativa. portata, Prego. una parte gliel'hai già portata perché ho visto su Una parte gliel'ho già Facebook. portata, ho anche pubblicato le foto perché poi, insomma, ovviamente devi anche far vedere che poi la gente ormai mi conosce, sa che io sono molto schietta e molto vera, che quello che dico lo faccio. Ho già consegnato un bel bustone una a Casa di Fausto e spero di poterne consegnare un'altra al più presto, se i miei lettori saranno generosi. E ripeto, sono quelli acquistati da me. Voi mi scrivete, mi contattate, sono su tutti i social, o voi mi contattate. Mercuri, voglio il tuo libro, cosa devo fare? Io ve lo spiego e così potete fare anche un bel gesto che è quello di contribuire a questo progetto. E chi dice, ma perché lo devo fare? Io rispondo così. C'è sempre una prima volta. Poi per l'amor di Dio, cioè, ognuno è libero di. Però insomma, io volevo dare un senso, Lucio, io non sono una scrittrice, non campo di questo, non vivo di questo, non è il mio mestiere. Non ci guadagno, lo dico la verità, perché poi tu lo sai, ci sono spese di cose, di stampe. Io volevo dare un senso a questa cosa. Ho fatto un libro, sì, è vero, bello, tutto, però volevo dargli proprio un senso che non sia solo il classico libro, anche perché, ripeto, non sono una scrittrice, quindi non è il mio core business, per usare una parola un po' non è scrivere libri, non so neanche se ne scriverò altri, però insomma mi sembrava la cosa più bella dare insomma, questo senso a questo Però libro. vuoi dire andare a Modena una sera che si poteva quasi in quarantena, appena appena fuori dalla quarantena, andare a mangiare una pizza con la Mercury, prendere il libro, firmartelo con i fanali delle altre persone che dicono: aspetta, sì. Se l'orario è quello va bene, ma chi cazzo sono quei due lì? Ridere. È vero. Tra l'altro Lucio, che ripeto, è una persona, si vede anche dagli occhi, ti fanno fare le parti da cattivo, ma gli occhi non mentono, una persona con un animo straordinario, generoso, fu tra i primi ad acquistarmi il libro, capendo il senso del tutto. Lucio era veramente una grande persona, lo dico perché sono qua con lui, ma lui lo sa che lo penso. Ci sono ancora, lo sono tuttora, eh.
E Non può. secondo me chi ha attraversato, adesso non per raccontare i fattacci tuoi e miei in diretta mondovisione, ma chi ha attraversato Chi dei se ne periodi, frega? Chi se ne chi ha frega? attraversato Possiamo dei, dirli, no? sì, no, no, proprio, chi ha attraversato dei periodi un po' particolari dal punto di vista appunto della salute e di tante altre cose, è più sensibile a certe tematiche. Posso dirlo questo, no? Non credo di stare. Cioè, ci sono delle cose che ci accomunano, oltre a questa grande amicizia e questa stima professionale, insomma, che ci accomunano a me e a te, non so se si può dire. Per cui, insomma, questa sensibilità che hai tu anche nei confronti di questo libro e del fine, insomma, di questo libro. No, esatto. Cos'è? Un'ora che parlo, diranno, ma che... E adesso te sei la terza persona che lo chiedo, però sono entrato in questo, lo dice in inglese, mood. Mood. La penultima domanda, che non è una domanda, è: hai 2 minuti di tempo a partire da adesso per dire quello che ti pare? Ah, allora, ho parlato di me fino adesso, vorrei ringraziare No, ma chi ha lavorato puoi sul anche libro. rilassarti, eh? Allora, dopo 2 minuti, c'ho l'ansia da prestazione. Allora, volevo ringraziare, si riesce a vedere, questo libro non si vede un cavolo perché Sì, questa sì. luce... Ha delle bellissime illustrazioni, qui c'è Kurt Cobain, poi c'è Freddie Mercury, ci sono dei tacchi, insomma, ci sono delle meravigliose illustrazioni. Allora, questo Michael Jackson, insomma. Ecco, questo libro è stato illustrato da due persone. Una è Alice Prentice, che ha 17 anni, e l'altro è Gianni Quartieri, e sono due persone, un ragazzo, lei è giovanissima, lui un po' meno, perché ha la mia età, che sono qua dalle mie parti. E io ho ritenuto giusto pubblicare opere di artisti sconosciuti, perché io avrei potuto pubblicare, se parlo di Jimi Hendrix, la foto fatta da James Marshall, per dire, no? Famosissima, magari al Monterey Festival. Però perché devo dare delle royalties a una persona o ai suoi eredi che ha 50 anni che prendono delle royalties per questa foto, quando posso dare la possibilità a due artisti a chilometri zero, quindi qui delle mie parti, di farsi conoscere attraverso un libro? Quindi volevo ringraziare Alice Prentice e Gianni Quartieri per aver illustrato questo libro, che è un libro a chilometri zero, perché la copertina, la foto, l'ha fatta il papà di Alice, che abita qui di fianco a me, quindi è stato proprio tutto una cosa assolutamente a chilometri zero. Quindi anche le persone che ci hanno lavorato, che Luigi Cassano è stato l'editor e Glauco Costantini la grafica. Ecco, ho finito. Volevo ringraziare chi ha lavorato a questo libro. Se è così bello anche graficamente, è perché ci sono queste persone che hanno creduto nel Quindi progetto e senza esitare hanno detto: ci sto. io dico Sono brava. sempre, io dico sempre, non comprate, ma fate un investimento. Sì, tra l'altro qui ci sono anche cose originali, perché anche questi dipinti di Gianni, questi disegni di Alice, comunque, sono cose originali proprio per il libro, quindi effettivamente è un'opera, se vuoi, anche unica nel suo piccolo. Io non sono nessuno, fondamentalmente, però è anche importante sostenere comunque artisti minori che altrimenti non avrebbero modo di farsi conoscere, ecco. Faccio vedere una cosa e poi dopo ci avviamo verso la fine. Nel frattempo cerco Freddie Mercury. Oddio, ma io ho paura Allora, che non lo so. conosci Ah, Bill Stefano! e ce ne vogliono uomini così di rocchettare nel nostro mondo, ce Quindi ne vogliono. vediamo dalla clipsia. L'hai trovato! Com'ero giovane? Sono contentissima che tu sia qua. Ci siamo conosciuti Era circa 2014. 2 anni, no? È un concorso Com'ero musicale. giovane?
E lì ho iniziato a conoscerti, diciamo, soprattutto attraverso Facebook. Sì, non parlo effettivamente una bella vetrina, comunque, dai, insomma. Facebook è una vetrina importante. E anche tu sei una donna, blogger, sei mamma, fai un sacco di cose, però porti avanti la musica. Sì. E come la porti avanti la musica? Io cerco di dare spazio a, insomma, ai giovani che vogliono tentare, insomma, di portare la loro musica e, insomma, nei locali, farsi conoscere, cercare di, insomma, avere delle opportunità. E soprattutto, insomma, diceva anche prima Tiziana, per cercare di dare delle possibilità ai giovani. Viva i giovani, lo facevo anche allora, Lucio, lo facevo anche allora. Insomma, cercare di svecchiare anche un po', svecchiare un po', insomma, l'ambiente musicale, perché credo che ci sia bisogno di, insomma, di energia, di queste cose. Sì. Tra l'altro tu l'hai svecchiato, sì. Progetto musicale, sì, loro sono le mie high heels, sono 5 ragazze. E poi dopo anche se allora lo vanno io a guardare i giovani e i nuovi talenti, non mi è mai passata questa fissa. Ultima domanda. Aspetta, volevo solo far vedere. Questo è Eric Clapton. Guardate che meraviglia. Aspetta, stavo parlando. Questo è Eric Clapton. David Bowie. Cioè, guardate che roba sti disegni. Quello di prima era Gianni, questo è Alice. Cioè, sono anche veramente delle opere straordinarie. Grazie davvero, insomma. Vai con l'ultima domanda. Intanto saluto Steven, mio amico regista di Verona. Ciao Steven. E progetti da qua a quest'estate, a parte di trovarci al Grande Miglia con un po' più di tempo e mangiare le tigelle, le tigelle con calma, esatto. Perché sai che in realtà si chiamano crescentine, non si chiamano tigelle, lo sai, Sì, a me interessa tutto mangiarle, il mondo le chiama tigelle, non il nome. Scherzo, magari con un bel po' di mortadella. Progetti. Con gli avanzi di Balera faremo due show a fine aprile in streaming, stiamo facendo le prove e porteremo in scena uno show su Freddie Mercury e David Bowie e uno show sul Woodstock, il Peace and Love, gli anni del Monterey Festival, gli anni, diciamo, di quel Janis Joplin e Jimi Hendrix, quegli anni. Quindi saranno due show, saranno tra fine aprile i primi di maggio, ancora le date non le posso dire, ma stiamo provando, per ovviamente non si potrà avere un pubblico, ma noi con i distanziamenti sul palco eccetera faremo questa cosa trasmessa in streaming. Non è come avere il pubblico in teatro, ma è comunque sempre un modo per non far morire la musica. Adesso ho questi due progetti. Quest'estate, se si riapriranno gli eventi, lì ci picchia, ci abbiamo degli arretrati. Abbiamo una voglia di salire su un palco che è veramente comunque. Va bene. Noi ci vedremo prossimamente, sicuramente per le foto, perché adesso tocca a me ripiazzarti in qualche campo. E secondo me dovrai farti bionda questa volta, perché mi manca una bionda. No, Lucio, il rosso io mai lo abbandonerò. Cosa dici? Mai. Certo, dai. E, no, ci vediamo secondo me ancora prima di quando tu farai l'esibizione con gli avanzi di Balera. Perché... Va bene, ma io ti vedo sempre volentieri, lo sai. Ok. E te sei raggiungibile su tutti i social, come hai detto prima, come Francesca Mercury, come Almanacco Mercury. Sì. E andate e seguitela, perché ci sono tante cose che le sa solo lei. Io, se siamo in chiusura, ti volevo ringraziare intanto di questa opportunità che mi hai dato. Sei sempre straordinario in queste cose, grazie davvero, perché dai veramente la possibilità alle persone di raccontarsi senza filtri, senza orpelli, senza, insomma, senza problemi, e sei, insomma, grazie davvero e di cuore di questa tua disponibilità, e speriamo davvero di vederci presto, ci picchia davvero, che questo isolamento ci ha un po' stancato a tutti quanti.
Ok, ti ringrazio, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguiti oggi e che da domani ci seguiranno sul canale YouTube Miraggio Deluxe. Spero che si sia sentito tutto bene, però qua non si capisce niente. Io sento bene, nessuno dice niente, quindi penso che rispetto a prima si sia sentito bene. Se non si è sentito, se non si fosse sentito bene, facciamo un'altra diretta tra un po', Alla tra qualche grande, minuto. assolutamente, sì. Benissimo, Così grazie, cambi ciao ciao. compagnia telefonica, devi cambiare, devi mettere un antennone Ma gigante. ragazzi, ma qui sembra di essere il triangolo delle Bermude, io non so, comunque vabbè, sarà stato il contadino secondo me sul trattore che ci sta a Ti tagliare faccio il chiodo. andare sul timone. Esatto. Grazie ancora, Ciao. Franci. Ciao, buona serata. Ciao. Ciao a tutti. Buona serata, Ciao. ciao.